Bene, ora continuiamo nella seconda parte del nostro lavoro e a questo punto ecco, vi consiglio di fare un altro passaggio che è quello di passare dalla posizione seduta a quella carponi. Quindi appoggio la mano, chiaramente organizzo la posizione delle gambe per passare in questa posizione. Perfetto. Allora, faremo il classico esercizio del cane e il gatto, così come viene definito. Però attenzione, sempre a che, se possibile, purché non abbiate problematiche di polso, in questo caso, se vi dà fastidio, potete tenere le braccia un po' più avanti rispetto alle spalle, con la mano ruotata verso l'esterno. Però, se problemi di polso non ne avete, tenete il polso al di sotto della spalla, così come il ginocchio al di sotto dell'anca. Anche in questo caso, chiaramente, se non riuscite ad andare a terra sul divano va bene comunque. Certo, dovrete controllare un po' la superficie non rigida, però è comunque fattibile. E da questa posizione, bene, sollevo tutta la colonna vertebrale verso l'alto. E accompagno con il movimento della testa verso il basso e ritorno su. Da questa posizione guardo in avanti, la zona tra le scapole si abbassa e ritorno netto. Via ancora, su, torno e avanti, neutro, su e ritorno e avanti, neutro e su e ritorno. Avanti lo sguardo, neutro e su, neutro, avanti lo sguardo e neutro e su, avanti, neutro, avanti lo sguardo e stop. Bene. Adesso da questa posizione proveremo a fare questo. Sollevo un ginocchio, appoggio, sollevo l'altro ginocchio, appoggio. Va bene? Pronti? Via. Sollevo un ginocchio e appoggio l'altro ginocchio e appoggio. Vai ancora. Bravissimi. Bene, ve la state cavando benissimo, immagino, alla grande. Bravi, coraggio, ricordatevi sempre di controllare il movimento, di farlo in modo il più fluido possibile. Ecco, non come un meccanismo a ruote dentate, non a scatto. Ancora, sette, ancora, otto, ancora, ancora l'ultimo e stop. Ora, provate a fare questo, solo un po'. Sollevo un ginocchio, sollevo l'altro ginocchio, appoggio un ginocchio, appoggio l'altro ginocchio. Quindi arriveremo in una fase in cui saremo con le ginocchia un po' sollevate. Poi appoggio un ginocchio e poi l'altro. Siete pronti? Allora, un ginocchio, l'altro ginocchio, appoggio un ginocchio, l'altro ginocchio e recupero. Di nuovo, un ginocchio, l'altro ginocchio, giù un ginocchio, appoggio l'altro e rilasso le spalle. Ancora una volta, un ginocchio, l'altro ginocchio, giù un ginocchio e giù quell'altro. E recupero. L'ultima volta, un ginocchio, l'altro ginocchio, giù un ginocchio e giù l'altro ginocchio. E recupero. Bene, a questo punto dobbiamo alzarci. Allora, chiaramente se siete sul divano, la manovra potrebbe essere quella di appoggiarsi con la gamba al di fuori del divano e da lì chiaramente piano piano tenendosi in appoggio con l'altra mano alzarsi. Se invece siete a terra, una transizione possibile potrebbe essere proprio quella di riuscire a portare una gamba avanti, appoggiare le mani sulla gamba che ho davanti, fare una dinamica di salita in verticale in cui carico la gamba e su. Bene, perfetto. Allora, siamo arrivati alla posizione in piedi. Ora faremo una serie di esercizi dalla posizione in piedi, nella quale posizione però non saremo statici, tutt'altro cercheremo di essere dinamici, cercheremo di essere mobili. Allora, e mimiamo il gesto
del camminare, però lo faremo in modo amplificato, cioè quindi cercando di fare dei movimenti un po' più ampi con le gambe. E poi, mano a mano che andiamo avanti nella nostra camminata virtuale, visto che fuori da casa magari non possiamo uscire, ma siamo in casa, immaginate comunque, usate l'immaginazione, di essere nel posto migliore o quello che preferite per andare a camminare, o in uno dei vostri percorsi se siete già abituati a farlo. Quindi iniziamo con il camminare. Con questa battuta, vedete la battuta, intendo quindi l'alzare la gamba fino a toccare terra il piede, è una battuta tranquilla e sollevo il ginocchio fino ad arrivare alla, diciamo, a questa altezza se riesco, altrimenti utilizzate l'escursione che la vostra gamba vi consente. Ok, e come vedete io inizio a toccare con la mano opposta il ginocchio controlaterale, quindi mano destra, ginocchio sinistra, viceversa. Via. E continuo. Ora, ampliamo questo movimento, mantenendo questo ritmo. E nel fare questo, la mano va oltre il ginocchio, oltre la parte laterale del ginocchio, fino a incrociare. Bene, non vi fermate, mi raccomando. Perché arriveremo a fare ancora un po' di esercizi mantenendo la camminata. Sentite che le gambe, uff, oh mamma, magari si stanno attivando un po' di più. A questo punto amplifico l'oscillazione delle braccia tenendo alto comunque se posso la gamba. E avanti uno, avanti l'altro. E come vedete mantengo, enfatizzando il movimento, il normale schema della camminata in cui una gamba va avanti, il braccio opposto oscilla avanti, via, ancora. Bene, ancora qualche movimento, ancora. Ora fermo, le braccia si muovono, solo le gambe e aumento di poco la frequenza del passo. Sono diventato un pedalino più veloce, poco poco. Bravi, coraggio. E andiamo avanti così. Bene, respirate. E stop. Perfetto. Ora ragazzi, avete sentito che già muoversi muovendo braccia e gambe vi impegna un po' di più, ma questo è utile. Sappiate che questo esercizio, anche l'ultimo, ripetuto per 1 minuto più volte nella giornata, accumulando un totale di 20 minuti, direi che potrebbe essere un buon esercizio da portare avanti. Ogni tanto ci si ferma quando si ha un po' di tempo, adesso un po' di tempo ne abbiamo, e si procede con questa modalità di esercizio. Però adesso ragazzi facciamo la nostra solita fase di defaticamento, nella quale inspiriamo, espiriamo e scendiamo un po' verso il basso. Inspiro in alto, espiro in basso. Inspiro, espiro e stop. Bene ragazzi, perfetto. Questo è stato un lavoro di evoluzione da una posizione, cioè quella sdraiata a quella in piedi. Ripercorrendo un po' il nostro sviluppo motorio, nel quale abbiamo trovato il modo di esercitarsi e divertirsi insieme. Bene, ragazzi, ribadisco il mio caro saluto come sempre, ci vediamo la prossima volta. Ciao!